State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Eins back! 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht. Ja, 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 io sono qui per giudicare! Ja, 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 la ricetta dove sta? Guten Morgen! Buongiorno chef, bentornato, è pronto per l'ultima settimana d'estate? Ja, io pronto anche perché uno tedesco adora inverno e odia estate! Chef, ma lo sa che la sua iniziativa di cucinare le ricette degli AQPP ha avuto un grande successo? È vero. Sono arrivate tantissime ricette sfiziose. È vero, è vero. Sì, Pippino piccolino, lo so, infatti Fiorella ha dato a me 134 ricette e io ho scelto una sola che sembra più buona e simpatica. Allora, signor Beck, oggi cosa ci prepara? Oggi preparo una dolce speciale che a me tedesca piace tanto, tanto, tanto. Cosa? Tanti ricordi, i pompoloni. Buoni, piacciono anche a me, ce n'è uno qua. Sento Pipone. Vabbè. Ho preparato tutti i bomboloni come suggerito da Cupipina Ilaria Gaggioli. Salutiamo Ilaria. Dunque, lei dice prima di tutto imbastare farina, zucchero, burro fuso, scorza di limone e un pizzichino di sale lievito. Brava, sì. brava. Tu gira, 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 imbasta, gira, imbasta, gira. Quando ti girano le palle, allora pasta liscia e pronta. Fate una bella pala, infarinate e coprite con tovagliolo per fare riposino di 2 ore. 2 ore? Quando pasta si sveglia di riposino, prendete mattarello, che a voi in Italia piace prendere mattarello. Come? E poi tiratevela, che tanto a tutte donne piace tirarsela. E la tirate tanto fino ad avere una pasta alta 1 centimetro, come pisello di Pippo. Allora, inizia a ciupo con bicchiere per tagliare pasta come dischi, che poi deve ancora riposare per un'altra ora. Quanto cazzo è riposato in Italia? Poi in padella con tanto olio buttate a galleggiare i vostri dischi di pasta finché non si abbronzano sopra e sotto, e infine fateli girare in tanto zucchero. Zucchero a palini, zucchero a velo, zucchero a palini, zucchero a velo. Per l'ultimo mettete ripieni di cioccolata, marmellata o crema e preparate a salutare il vostro fegato. Bene chef, saranno buonissimi. L'importante è non esagerare come fa Pippo, che ne mangia 3 alla volta. Ecco, lei come li giudica questi bomboloni? Le attraccare, io posso dire che Pippo lo usa i ciccioli anche senza bomboloni. Ma se sto dimagrendo. E poi che la nostra Ilaria Caccioli è brava a preparare, ma quando una donna suggerisce dolce è perché in realtà tiene moglie di pesce. Ma no, ma Heinz, ma come si permette? Ma poi lei cosa ne sa? Essendo io chef numero uno in mondo, posso dire che in Germania è così: donna golosa, donna vogliosa, sempre volere mattarello. Quindi il suo giudizio è positivo, giusto? Sì. Molto positivo, molto anzi, Ilaria, sei tempo passa a trovarmi il ristorante, che oltre ai pompoloni ti do anche il mio strudel. No, chef, per favore non faccia il maniaco, chef, su. Lei mi sembra troppo eccitato in questa stagione, quindi è meglio che la salutiamo per il meglio momento. Meglio proprio, guarda. Io saluto, ma voi a Cupipini continuate a inviare le vostre ricette al gruppo di Facebook, così uno di voi sarà cucinato e giudicato dallo chef numero uno al mondo, Heinz Beck, che sono io. Grazie. Chef, alla prossima settimana. Si prenda un calmante. Heinz Beck si eccita. Chi si fa giudica? Auf Wiedersehen. E più strudel per tutti.